relatrice del convegno di oggi qui al Certamen, la Angela Rosa. Dicevamo, esiste ancora una questione meridionale. Qual è il suo pensiero in merito? Esiste una questione meridionale. Io sono partita enucleando dei dati statistici in cui, partendo appunto dal rapporto Migrantes, parliamo di una Basilicata che sta fuori dalla Basilicata. Questo è un dato, secondo me, su cui la politica dovrebbe riflettere e cercare di far sì che il viaggio e i binari siano una scelta e non un'imposizione. Quanto vale un'iniziativa del genere come questa dedicata al meridionalista Giustino Fortunato? Guardi, io credo che il passato continua a parlarci sempre, se solo sappiamo guardarlo e se riescono a farcelo vedere con occhi giusti. Scuole come questo istituto sanno dare lustro al passato perché possa proiettare luce sul futuro dei ragazzi, credo sia molto importante. Il Sud vuole sempre di più avere un ruolo più da protagonista in Italia. Guardi, il Sud deve avere un ruolo da protagonista come tutte le altre parti d'Italia. Deve rivendicare un ruolo essenziale, ma come tutte le altre parti d'Italia. Anche se il Sud è storia, tanta storia. Grazie. Grazie. Io ringrazio la preside per le belle parole. Devo dire che ho conosciuto questa scuola qualche mese fa e ho avuto modo di capire quanto bene si possa lavorare con i ragazzi. Ed è stata per me un'esperienza dal punto di vista umano, oltre che professionale, veramente molto molto proficua e interessante. Questa è una scuola viva, è una scuola che fa tante cose e che ha una dimensione, oltre che diciamo didattica, di alto respiro, anche una dimensione umana. Prima parlavamo di coraggio, che significa cor aureo, e questa scuola insegna anche tanta umanità, proprio grazie alle persone, ai docenti, alla preside in primis che vi operano. Dico brevemente, innanzitutto hanno citato un mio conterraneo e mi piace iniziare dicendo che sono di Avigliano, visto che Aurelio Pace ha nominato già un gruppo di peggio di questo titolo. Formedia si occupa di formazione continua per giornalisti. È nato 22 anni fa da un'idea dei allora dirigenti sindacali della neonata associazione di stampa di Basilicata, che si era appena staccata dalla Puglia perché era riuscita finalmente ad avere un numero di iscritti all'ordine significativo, e da subito, come piccola realtà, ebbero questa intuizione che la formazione continua, quindi cercare di capire e preparare i giornalisti a dove andava la professione, potesse dare una maggiore competitività ai giornalisti della Lucania. Questo alla fine degli anni si è rivelato vincente, perché molti dei nostri migliori giornalisti sono, anche loro hanno preso un treno, anche loro hanno affrontato un viaggio e adesso popolano le più importanti redazioni